Se dovessi fare una lista nel quale indicare tutti i supereroi della nostra vita reale, gli ingegneri sarebbero in quella lista. Mentre guardate questo video, mentre fate le vostre cose durante tutta la giornata in modo normale, il vostro cuore pompa circa 5 litri di sangue al minuto, permettendo alle vostre cellule di continuare a fare le loro cose in tranquillità. Ma cosa succede se il cuore non funziona più? Ovviamente potete intuire che se il cuore non funziona i problemi sono molto molto gravi e a seconda della gravità del problema che affligge il vostro cuore ci sono delle soluzioni diverse. Per i problemi più gravi, quindi quando il paziente rischia la vita, il paziente viene iscritto alla lista dei trapianti, cioè... Devo vedere questa porta. Nel caso in cui il paziente rischia la vita, viene iscritto a questa lista dei trapianti. Sicuramente sapete di cosa sto parlando. Chiunque di voi abbia mai visto anche solo un telefilm o un film in cui era coinvolto un medico sa di che cosa sto parlando. La lista trapianti è una lista, ovviamente una sorta di graduatoria, quindi a seconda della gravità del tuo problema vieni messo in graduatoria. Il problema delle liste, di queste liste dei trapianti, vale non solo per il cuore, ma per tutti gli altri organi che possono essere trapiantati. Il problema serio è che c'è un'attesa lunghissima. Si possono aspettare anche molti anni e purtroppo nel frattempo, magari può anche accadere che arriva il tuo turno, finalmente tocca a te, però passa una persona, arriva una persona in lista che è più, diciamo, ha una malattia più grave della tua e ti passa davanti, quindi tu devi aspettare ancora. Perché c'è così tanta attesa? Per fortuna o per sfortuna, a seconda dei punti di vista, perché ci sono pochi donatori. Perché in realtà diventare donatore di organi non è una cosa così banale. Al di là del fatto che tu devi, diciamo, dichiarare di voler diventare donatore, ovviamente, o la tua famiglia per te, insomma, al di là di questo, il problema è che ci sono troppe poche persone veramente idonee a essere donatori. Perché prima cosa, sto per affrontare un discorso vagamente creepy, cioè un po' macabro, un po'... Però insomma la vita, diciamo, è anche fatta di queste cose. Parlarne non mi sembra una cosa troppo così. Prima cosa, il donatore deve morire per morte cerebrale e non morte cardiocircolatoria. Ho fatto un errore a prendere questa sedia perché mi viene da fare così. Allora, stavo dicendo, il donatore deve morire di morte cerebrale e non cardiocircolatoria. Perché? Sorrido perché è un discorso che si fa sempre più strano, però va bene, cercherò di essere il più fredda possibile. Non immaginate quello che sto per dire, però quello che succede è questo: quando muori di morte cardiocircolatoria, il tuo cuore ovviamente smette di battere. E quello che succede è che smettendo di battere, il sangue non va più in giro, quindi si ferma e i tessuti del cuore si rovinano molto più velocemente, si deteriorano molto più velocemente, appunto perché non sono più irrorati di ossigeno, di sangue, non hanno più nutrienti, eccetera, eccetera. Quando invece una persona muore per morte cerebrale, il cuore continua a battere. A quel punto quello che si fa è sottoporlo il più velocemente possibile all'espianto, no? Il cuore espiantato dal donatore viene preso e messo in quelle specie di borse frigo da spiaggia, che ovviamente non sono borse frigo da spiaggia, ma per farvi capire, delle particolari borse frigo, passatemi il termine, nel quale il cuore viene portato a una temperatura di 4 gradi più o meno, che quindi è circa 30 gradi più freddo, no? Rispetto al corpo umano. Quindi viene frizzato, viene proprio congelato, diciamo freddato, e viene portato di corsa al ricevente, quindi al paziente ricevente. Di corsa perché forse anche questa cosa la sapete, ma il cuore deve essere impiantato entro 6 ore dall'espianto dal donatore. Questo ovviamente è un problema perché il paziente che deve ricevere un cuore deve, tra virgolette, sperare che muoia un paziente di morte cerebrale nei suoi dintorni, ovviamente, no? Perché poi il problema è anche che più ti avvicini a quelle 6 ore e più il cuore non risulta più idoneo e c'è più rischio che venga rigettato, eccetera, eccetera. Un secondo problema a proposito di cuori idonei è che
Nell'80% dei casi di persone morte di morte cerebrale, i cuori subiscono complicazioni e quindi non possono comunque essere impiantati nel paziente ricevente. Per ovviare un pochino a questa problematica, si sta sviluppando un dispositivo, in realtà è già sviluppato, però io dico si sta sviluppando perché secondo me può essere molto migliorato e fra un paio di minuti capirete perché. È un dispositivo della Transmedics, che è un'azienda americana specializzata in dispositivi medici, mi pare del Massachusetts se non sbaglio. Ed è questo dispositivo che vedete ora in figura. Come vedete sulla destra c'è questo cuore, quella cosa rossa è il cuore. Spero non faccia troppo schifo, ma insomma, se siete iscritti al canale vuol dire che queste cose un pochino vi piacciono, dite la verità. Comunque, quella cosa sulla destra che vedete è appunto il cuore. Quei tubi rossi che vedete sono dei tubi che vanno a sostituire in qualche modo vene arterie, che fanno in modo, cioè tutto il macchinario che poi c'è intorno fa in modo che questo sangue continui a scorrere, diciamo, all'interno, continui a essere pompato all'interno del cuore. Il sangue ovviamente è il sangue del donatore, che dona anche il cuore ovviamente, e quindi quello che succede è che quando muore un paziente di morte cerebrale, lo ripeto, il cuore viene, diciamo, tolto al paziente donatore e messo istantaneamente in questa scatola, questa mini camera, tra virgolette, una mini camera sterile. Viene messo lì, viene collegato a tutti questi tubi e quello che si fa è farlo restare a una temperatura corporea, quindi intorno ai 35 gradi, e trasportarlo al paziente che lo deve ricevere. Ora, le cose positive ci sono, perché è stato stimato attraverso degli studi che già sono stati condotti, sono già stati effettuati dei trapianti utilizzando questo metodo, e facendo delle stime si è arrivati a una conclusione che questo dispositivo, che in realtà non è un semplice dispositivo ma racchiude tutta una nuova tecnologia, può aumentare del 15-30% il numero dei cuori che non subiscono complicazioni e che quindi possono essere impiantati. Ora, ovviamente non è tutto oro che luccica, vi dicevo che questa è una tecnologia che secondo me deve ancora essere un po' sviluppata, perché ha un costo che non vale la candela, nel senso che purtroppo, al di là del fatto che parliamo di salute, di pazienti, di persone, purtroppo la salute deve anche venire incontro a un costo, perché se per salvare la vita a un paziente il sistema sanitario va fallito, ovviamente quel paziente non vale la pena. È una cosa orribile, lo so, ma purtroppo la vita è anche fatta di questo. Comunque, quanto costa questo attrezzo? Costa $250,000, che sono circa €224,000. Quindi io mi aspetto che ovviamente ci sia uno sviluppo in questo senso e che il prezzo si abbassi notevolmente, perché io penso che costi così tanto fondamentalmente perché è una tecnologia molto molto nuova, non per altro. Inoltre c'è anche un'altra cosa che su cui non voglio mettere in bocca perché non credo di essere in grado, però ve la lancio in faccia perché c'è anche questo, ovvero questo dispositivo solleva dei problemi etici. Problemi etici che in biomedica sono sviluppati, insomma, sono sollevati molto spesso, perché il problema è che se tu, cioè adesso, come ho detto prima, il paziente donatore muore, tu prendi il cuore e lo frizzi, quindi il cuore smette di battere, lo porti al ricevente, lo impianti, fai il trapianto, fine della storia, quindi quello ricomincia a battere nel nuovo corpo. Adesso invece tu prendi questo cuore mentre batte, lo metti dentro questa scatola, che tra parentesi si chiama Heart in a Box, lo metti dentro questa scatola dove lui continua a battere, e poi lo metti nel paziente e lui non ha mai smesso di battere. Quindi il problema etico che si pone è: come puoi dire che l'altra persona sia, diciamo, definitivamente morta? Questo cuore alla fine non ha mai smesso di battere, quindi in qualche modo quella persona non è mai veramente morta. È una sottigliezza, ma nemmeno troppo, è una cosa un po' complicata che, ripeto, non mi compete. Io mi terrò informata perché comunque è una cosa interessante, è un dibattito interessante, ma ci sono persone super esperte
che parlano di questo e sinceramente io preferisco ascoltare quello che dicono loro piuttosto che dare una mia opinione in merito. Comunque nel frattempo si stanno sviluppando anche cose molto molto carine, perché questo Heart in a Box ovviamente viene sviluppato parallelamente al cuore artificiale. In realtà non è una notizia così recente il fatto dell'esistenza del cuore bionico, ma ve ne voglio parlare perché ho letto una notizia. Devo stare ferma, vero? Ma ve ne voglio parlare perché ho letto una notizia del 20 agosto, quindi di poco più di un mese fa, di questo ragazzo a cui è stato impiantato per la prima volta in Italia un cuore totalmente artificiale. Allora ho voluto approfondire, ho voluto capire perché faceva così tanto scalpore ed effettivamente le motivazioni ci sono tutte. La prima motivazione è il tipo particolare di cuore, cioè ha fatto scalpore perché prima di oggi in Italia e in quel, cioè per quel tipo particolare di malattia di diciamo storico del paziente, la prima volta anche nel mondiale, diciamo nel mondo, ora vi racconto bene tutto, è la prima volta che viene impiantato un cuore artificiale a una persona così giovane. Il ragazzo in questione ha 26 anni, quindi un anno in più di me, perché non si potevano, diciamo, impiantare cuori artificiali prima di oggi, cioè prima di quest'epoca, di quest'anno. Perché i cuori di prima, i cuori artificiali che esistevano, diciamo, fino all'anno scorso, più o meno, parliamo del 2013-2014, erano cuori molto molto grossi e molto molto pesanti. In particolare, per parlare di numeri, visto che siamo ingegneri, a fronte di un peso di un cuore umano intorno ai 200-300 grammi, i cuori artificiali che esistevano fino all'anno scorso pesavano più o meno più di un chilo, quindi circa un chilo, dai 900 ai 1000 grammi e rotti. Ovviamente pesando così tanto ed essendo un po' più ingombrante, non poteva essere installato, impiantato su tutte le fisicità, quindi su persone più piccole di una certa età, quindi i famosi giovani, e sulle donne non era possibile impiantare il cuore artificiale. Invece adesso, con questo nuovo cuore che viene direttamente dall'America, dalla Syncardia, che è un'azienda appunto americana, se non sbaglio è del Texas, questo cuore pesa un po' meno di 200 grammi, quindi pesa ancora meno rispetto al cuore normale. Ovviamente parliamo soltanto della parte interna, c'è anche una parte esterna. In soldoni funziona così: in pratica hai impiantato il cuore interno, ovviamente, che sono due valvole che sono mosse in realtà da una parte esterna che va a batterie, che puoi ricaricare tranquillamente per conto tuo senza dover andare dal medico e cose del genere. E praticamente questo motorino esterno mette in moto appunto il cuore interno, che pompa il sangue come se fosse un cuore normale. Ora, la storia del paziente di cui vi parlavo prima è abbastanza travagliata. Lui aveva subito già un trapianto 12 anni fa. Dopo il trapianto di organi di solito si fa una cura più o meno lunga per evitare il rigetto dell'organo, si chiama proprio cura antirigetto. A causa di questa cura lui ha sviluppato un linfoma e ovviamente per curare il linfoma non poteva più ricevere un cuore umano. Quindi è stato sottoposto a questa operazione a Padova, quindi diciamo anche questo rappresenta un'eccellenza italiana da non sottovalutare. È stato sottoposto a questa operazione e adesso non solo ha un cuore che funziona, un cuore artificiale che funziona bene, quindi non ha più problemi cardiaci, ma inoltre è anche guarito dal linfoma, quindi tutto è bene, quel che finisce bene. Volevo fare due video per approfondire di più l'argomento, però come vi avevo già detto nel post di Facebook ho avuto una settimana molto travagliata, quindi volevo comunque parlarvi di queste cose. Come sempre vi ricordo che tutti i link sono in descrizione. Vi linko anche il sito della Syncardia, in cui parla delle 7 cose che devi sapere sul cuore artificiale, molto interessante. Ci sono dei numeri che ti pongono delle domande e ti fanno riflettere molto sulla gravità della questione. Ad esempio, ho letto proprio su quel sito che in Europa nel 2012 ci sono stati 3.400 pazienti iscritti alla lista dei trapianti, e di quei 3.400 sono stati effettivamente sottoposti al trapianto solo 2.004. Giusto per farvi capire che questo cuore, per come è sviluppato adesso, potrebbe non solo salvare la vita a tutte queste altre persone
che rimangono in attesa per così tanto tempo, per troppo tempo rispetto insomma alla gravità delle patologie che hanno, ma inoltre potrebbero essere utilizzati per l'attesa in qualche modo, sì, diciamo per accompagnare il paziente al vero e proprio trapianto, che poi potrebbe essere anche n anni dopo. Comunque, questo era tutto quello che avevo da dirvi per oggi, spero che il video vi sia piaciuto, spero che insomma sia stato interessante, vi possa interessare. Come sempre vi lascio tutti i link, come ho già detto prima, di tutte le cose a cui ho fatto riferimento in questo video, tutti in descrizione, anche i miei contatti, la pagina di Facebook, Twitter, la pagina di Ask, se volete fare qualche domanda, anche perché c'è un Ask Eliana in sospeso. Ma sono contenta di aver fatto questo video questa settimana parlando di queste cose che mi piacciono sempre un sacco. Come sempre vi aspetto al prossimo video, probabilmente la prossima settimana. Cos'è questo rumore? Mamma. Io sono Eliana, questa è la mia quasi definitiva nuova postazione e questo è To the Science and Beyond.